Il primo sabato sera dopo il crollo alla palazzina avvenuto lo scorso 5 febbraio in piazza Garraffello, due pattuglie della polizia municipale per sorvegliare l'area. Gente curiosa che si avvicina alle macerie per guardare e poi va via. Sono molti i locali chiusi dopo quella che sarebbe potuta essere una tragedia. Piazza Garraffello infatti è il cuore della movida palermitana. Sono tanti i giovani che si recano nella piazza per svagarsi dopo una giornata di lavoro o di studio. Non è un sabato sera come gli altri per i commercianti e la piazza, che dopo la decisione del comune di delimitare l'area murandola sono stati costretti a chiudere le attività commerciali. Nonostante si siano sistemate nelle stradine adiacenti Piazza Garraffello, gli affari non vanno affatto bene. Infatti erano molti cittadini e turisti che per recarsi nelle zone limitrofe come Piazza Marina o La Cala passavano da quella piazza. Adesso che ci sono le mura sono pochi quelli che si recano nella zona, con lo sgomento dei commercianti che giorno dopo giorno vedono i propri locali vuoti. È tutto fermo praticamente, perché questo muro è il cuore qua, c'è il passaggio delle persone, perciò le persone non vengono perché era un passaggio centrale questo, la gente. Comunque la sua attività ci sta perdendo. Certo, ma più dell'80%, ma tutte le attività, anche di giorno, anche i macellai, tutti vengono, non scende più la gente. A rassicurarli non è nemmeno il fatto che probabilmente mercoledì prossimo riapriranno parzialmente la piazza. Mercoledì aprono la piazza parzialmente, però non ci credo. Basta che tirano i muri, poi chi si vede, si è visto, si è visto. Ok. Speriamo che tutto vada per il meglio.